Samuel Stern numero 44, Colline come elefanti di Marco Savegnago, Massimiliano Filadoro e con i disegni di Anna Paola Martello. Sigla. Bentornati su No Mamma Ammazzo, bentornati nella rubrica Fumetti, bentornati nella rubrica Samuel Stern, il libraio d'Edimburgo targato Bugs Comics che ormai ci accompagna da 3 anni, più o meno da quando ho iniziato il canale. Come sapete, io su Samuel Stern ho sempre avuto un debole, la storia fila, la storia, anche se ci sono delle sottotrame complicate che iniziano un pochino a farci perdere la bussola, ha una sua rotta, una sua meta, un suo obiettivo, ed è una cosa che io apprezzo tantissimo. È una cosa, come direbbe Stanis La Rochelle, molto americana, e a me piace che si vada in una direzione e che ogni numero non sia un così una deriva a sé stante, come per esempio nella distinta concorrenza, che a volte funziona, a volte no. Io preferisco questo approccio alla scrittura seriale. E mi aggancio anche a quello che ha detto Dili dell'altro fumetto sul suo profilo Instagram. Questa forse potrebbe essere davvero una delle storie più belle del 2023, Colline come elefanti, ed è per questo che è mia intenzione demolirla, nel senso che proprio perché è una bella storia voglio solo lamentarmi di alcune cose che secondo me non ho capito bene, non tornano, eccetera eccetera. Poi di per sé la storia è molto bella, parla di un aspetto che noi non abbiamo mai considerato di Samuel Stern e che diamo per scontato. Perché questo? Perché Samuel Stern, a differenza di Kalia, che è un fantasy dichiarato in un mondo dichiaratamente diverso dal nostro, con elementi fantastici, alchemici in questo caso, razze tipiche del panorama fantasy, Samuel Stern, per quanto ne sappiamo, è ambientato nel nostro mondo. E nel nostro mondo, che comunque non è che conosciamo a menadito, cioè c'è ancora la fede, il mistero che si contrappone alla scienza, quello che possiamo comprovare, nel nostro mondo non siamo abituati a mescolare le usanze di base, cioè per noi la religione cristiana combatte Satana, fondamentalmente, e per noi occidentali, le religioni esterne a quella cristiana, se tutto va bene non le conosciamo, se tutto va male le demonizziamo. Una delle religioni più demonizzate è appunto il voodoo. Sono le pratiche voodoo africane che spesso sono state tacciate di satanismo dagli esperti del settore, no? Dai cristiani, dai cattolici. E qua si parla proprio di questo, fondamentalmente, di come in realtà nel mondo di Samuel, che potrebbe essere benissimo così nella vita reale, se tutto ciò esistesse, non lo so, mistero, agnosticismo, nel mondo di Samuel finalmente iniziano a farci capire che non è la sola risposta quella cristiana, anche perché sono 44 numeri che cercano di farci capire che i demoni di Samuel Stern non vengono dall'inferno, ma vengono dall'anima dell'uomo e vengono scacciati, come viene scacciato un virus, un tumore maligno che appunto si diffonde, ma si diffonde anche a livello di virus, quindi c'è questa via di mezzo che è appunto il demone di Samuel Stern, e quando viene scacciato poi va in un, non lo so, in un altro piano esistenziale che noi conosciamo come legione, ovvero come l'inferno dei demoni. Da quell'inferno qualche demone torna e si parla appunto della classica possessione che abbiamo visto in tutti i media, come l'esorcista, eccetera, eccetera. Ma il male nasce dall'interno dell'uomo. Lo abbiamo visto anche in alcuni numeri scorsi, c'è stato anche un approccio psicologico, un approccio clinico, alcuni anche molto cruenti nel passato di Samuel Stern, verso le persone possedute. E abbiamo visto che anche gli angeli, in qualche modo, non sono gli esseri divini che pensavamo, ma hanno una forma molto simile a quella degli eresiarchi, molto simile a quella dei demoni. E presto ci sarà un'apocalisse, quindi chissà cosa scopriremo di come davvero è nato il mondo di Samuel Stern, chissà cosa scopriremo dell'informe. Chi è l'informe? Secondo me è davvero
un angelo che ha l'aspetto che abbiamo visto, caduto in legione per qualche ragione, ho fatto anche la rima, e quindi si può anche legare, no, alla storia di Lucifero, e che essendo un ex angelo ce l'ha con i demoni. Ma i demoni sono i figli dell'uomo, che è una bestemmia detta così, perché figlio dell'uomo è solitamente riferito a Gesù. E questa cosa, spiegata in modo scientifico, ha un senso, cioè il fatto che queste entità angeliche, da dove vengono, chi sono, lo scopriremo sicuramente prima o poi. Ed è assurdo e anche arrogante pensare che la religione cristiana, nell'ambito sempre di Samuel Stern, possa essere l'unica che riesca a scacciare i demoni, anche perché noi vediamo che Padre Duncan non scaccia i demoni col metodo classico, ma si avvale di Samuel Stern, che è uno dei catalizzatori di queste forze che non capiamo. Qua vediamo appunto la storia del passato di Padre Duncan e vediamo il suo primo approccio a un altro metodo, a un'altra religione per scacciare i demoni. I demoni che tra l'altro lui conosceva solo sulla carta, ma qua li vede proprio in carne e ossa, vede di cosa sono capaci e scopre come il suo metodo esorcismo classico che noi conosciamo da tutti i vari film non funzioni con un prete così giovane, e dopo un primo scontro iniziale si approccia al voodoo. E questo fondamentalmente ribalta un po' la situazione di quello che temevo io per il ciclo dell'Apocalisse che arriverà, ovvero che Padre Duncan e Samuel Stern potessero scontrarsi per un diverbio di ideologie, un Samuel molto più aperto, molto più incline ad aiutare i demoni, come abbiamo visto nel numero scorso, contro l'informe, e magari invece un Padre Duncan che volesse scacciare entrambi stando con gli angeli. Qua invece mostrarci il passato di Padre Duncan, che si è aperto alla fine a altre pratiche per scacciare i demoni, ci fa pensare che forse Padre Duncan, che noi conoscevamo, il Padre Duncan combattivo, sta tornando e potrebbe tornare al fianco di Samuel. Potrebbe, forse no. Però il fatto che Padre Duncan non sia un prete come tanti, ma abbia un'apertura mentale non indifferente per il ruolo che ricopre, ci potrebbe far, come si dice, sospendere l'incredulità sul fatto che un domani potrebbe aiutare Samuel a proteggere i demoni per colpire l'informe. Quindi questo potrebbe avere un senso. E questa parte l'ho adorata tantissimo. Poi so che magari è scontato dirlo, ma a me un titolo così mi piace da morire. Non so se è un riferimento a qualche proverbio africano, ma mi piace un sacco un titolo del genere. Detto ciò, quello che io ho visto in questo numero, ragazzi, a me non è tornato tantissimo. Ammetto, quindi alzo le mani, faccio mia colpa, che uno, non l'ho letto di filato, l'ho letto in due tranche, e due, purtroppo non ho modo di rileggerlo perché sono un po' di corsa prima di fare la recensione. Detto ciò, Padre Duncan inizialmente conosce questa persona, Temba, che è in un villaggio dove molto probabilmente è lì a fare il missionario. Ce l'hanno anche detto in passato in altri numeri, però non è importante. Supponiamo sia lì a fare il missionario in Africa. E scopre appunto che c'è un bambino indemoniato, prova a esorcizzarlo col metodo, col rituale cattolico, non funziona, e Temba appunto gli parla di questo rituale che abbraccia le regole del voodoo, generando questo scontro di ideologia tra Padre Duncan e Temba. Dopodiché il ragazzino, Rafiki, viene rapito. Io mi sto stupendo di tutti i nomi che sto indovinando in questi giorni. Rafiki viene rapito da probabilmente una frangia esterna che si muove diversamente da quelli del villaggio di Temba. Viene rapito per essere esorcizzato con i metodi di questa, diciamo, della concorrenza, no? di questo altro sacerdote, che poi si scopre essere un altro sacerdote cattolico, un africano albino, e che quindi è sempre stato tacciato di essere indemoniato, perché si sa che gli albini in Africa sono visti davvero davvero male, fanno davvero una brutta fine, orrori che sui fumetti ce li sogniamo. E quindi questo invece è riuscito a diventare sacerdote e scaccia il demone
in maniera molto fisica, molto simile forse a un rituale che fa Samuel, anche se con altri metodi, però fatto sta che il demone esce dal corpo di Rafiki con questa solita sostanza gelatinosa, nera, che sembra appunto catrame, e le persone attorno, che probabilmente ancora non sapevano che un demone buttato fuori in quel modo non sopravvive troppo nell'ambiente esterno, si sono messi a combatterlo, finendo anche male, quando poco dopo si sarebbe dileguato da solo, no? Fatto sta che non capisco perché ci sia questa diatriba tra Temba, che voleva esorcizzarlo in un modo, il nuovo sacerdote albino, che voleva esorcizzarlo in un altro modo, padre Duncan, diciamo, discute con entrambi, ma non c'è un modo sbagliato. Allora perché abbiamo visto all'inizio tutta questa cosa con Temba, col fatto che andavano con i macete a riprendersi Rafiki? Ma che, cioè, perché? Non ho capito, non mi è chiara questa cosa. Poi c'è il plot twist finale, doppio plot twist, perché dove scopriamo che questo sacerdote africano albino è padre di Rafiki, che ha mandato appunto Rafiki a rispolverare un pochino le memorie di padre Duncan sul suo passato, per prepararlo all'apocalisse. Per questo che sto dicendo che secondo me padre Duncan tornerà cazzutissimo nell'apocalisse di Samuel Stern. Quindi sappiamo che, vabbè, questo era probabilmente un sacerdote, cioè nonostante ha avuto un figlio, era Rafiki era indemoniato. Hanno spiegato un po' perché, ma francamente non lo ritengo molto importante. Però non capisco questa contesa di Rafiki tra questi due villaggi con metodi di esorcismo diversi, però poi non si è arrivato a dire no, così è sbagliato, così giù. Non ho capito questa cosa. Questa cosa, secondo me, è l'unica grande pecca di questo numero, che non so se appunto con un paio di pagine in più avrebbero gestito meglio. Però è strano. Ed è una pecca strutturale molto grande. Gliela si perdona, perché comunque mette in tavola tante cose che vanno bene per il futuro. Se ci fate caso, i numeri che gestiscono gli autori esterni ai creatori di Samuel Stern, quindi Antonella Liverano Moscoviti, Andrea Guglielmino, eccetera eccetera, hanno una loro struttura solida che ci racconta una bella storia nel mondo di Samuel Stern. Mentre quando ci mettono le mani i creatori, quindi Filadoro, Savegnago e Fumasoli, magari la storia pecca un po' di più, la storia verticale pecca sempre un po' di più. Perché però loro hanno questo potere, questo anche fardello, di poter mandare avanti la trama orizzontale, quindi credo che loro debbano fare un lavoro di rinuncia a qualcosa, perché loro possono gestire meglio la trama orizzontale. È sempre stato così in Samuel Stern, se ci fate caso. Se non ci fate caso, fateci caso. Quindi gli si perdona questa cosa, quindi io non pretendo che un numero che porti avanti la narrazione orizzontale sia anche perfetto dal punto di vista della trama verticale, però appunto c'è questa cosa che secondo me è un grosso problemino strutturale che non ho compreso. Quindi fatemi sapere qua sotto se non ho compreso qualcosa, e comprendetemelo, fatemelo comprendere. Io vi ringrazio come sempre per avermi seguito fino alla fine del video, con l'inchino e con l'imbuto vi saluto, vi dico arrivederci al prossimo video, e sappiate che dal 13 al 16 di luglio sarò a Rimini Comics a fare un giro, ovviamente, perché conto un cazzo, quindi, cioè, non è che sono ospite, sono lì a fare un giro. Se riuscite a individuarmi, perché sarò in cosplay a volte, salutatemi o comunque seguitemi su Instagram, così in base alle storie sapete dove sono, cosa faccio, eccetera eccetera. Tanti saluti ancora e buone vacanze.